che per noi cristiani c'è la provvidenza in cui crediamo, c'è la provvidenza in cui Dio guida la storia, in cui Dio magari riesce a mettere insieme tanti piccoli tasselli per creare poi un mosaico particolare. E direi che questa è stata una bella provvidenza di Dio, che appunto la mia ordinazione episcopale è avvenuta il 18 febbraio, il giorno in cui è nato Monsignor Castrillo, il 18 febbraio 1904, lui è nato, sì, ho studiato. E quindi è un fatto provvidenziale. Come provvidenziale, perché io vengo dalla provincia di Caserta, essendo sacerdote della diocesi di Aversa. Ecco, quindi è certamente un fatto provvidenziale in cui Dio magari sa come vuoi condurre la storia, come condurre gli eventi. E allora, insieme a Donna Pierangelo, abbiamo deciso bene che prima di andare a San Marco era giusto venire qui. E come dicevo all'inizio, l'ho fatto veramente come si fa un pellegrinaggio. Ecco, noi ci spostiamo per fare pellegrinaggi nei luoghi santi, nei luoghi mariani, nei luoghi dei nostri santi, per attingere esempio, forza, incoraggiamento per il nostro cammino di vita e di fede. E che oggi sono qui appunto come in un pellegrinaggio. Ecco, questo luogo che ha visto nascere il signor Castrillo e l'ha visto poi vescovo di questa diocesi di San Marco Argentano Scalea. Qui domani mattina andrò già lì per preparare poi al momento di celebrazione per l'ingresso e poi a servire, ad accompagnare questa chiesa che il Signore, che il Papa, la Chiesa mi affida. E ci vado anche proprio con questa serenità nel cuore di sapere che è una terra di santi, e anche il sindaco ha citato tanti santi, martiri, la regione Canesi, ha citato San Francesco di Paola, il nostro Monsignor Castrillo, per cui una terra benedetta da Dio, che certamente garantisce anche a chi va lì per un servizio, per annunciare il regno di Dio, protezione, sostegno, compagnia. Certo, l'impegno, la responsabilità, come per chi vive impegni istituzionali, è sempre così grande. Allora sapete che questa terra è stata benedetta da Dio, che questa terra ha generato dei santi, che è una terra appunto benedetta, visto completamente, diventa un'assicurazione, diventa un aiuto, diventa un conforto. Allora sono qui, ecco, proprio per attingere dalla figura, dall'esempio, dalla vita del nostro Monsignor Castrillo, ecco, anche esempio per la mia vita e il mio servizio episcopale. Ne ho sentito tanto parlare, ho letto qualcosa su di lui, approfondirò, ho avuto la sua lettera pastorale che scrisse per la diocesi San Marco, l'unica lettera che riuscì a scrivere nei suoi compianti di vita lì a San Marco, e ne farò sicuramente oggetto di meditazione, di preghiera e anche di incoraggiamento, no, per la nostra vita pastorale. Vogliamo certamente portare avanti, ecco, con attenzione, con impegno questa causa per vederlo agli ordini di altare. Beato e poi santo, sicuramente. Ecco, con l'onore che ci portiamo, con il cuore di appartenere a questa terra gemellata con la diocesi di San Marco Argentano Scalea. Ecco, noi abbiamo bisogno nella nostra vita di esempi, di modelli. Per questo la Chiesa ce li presenta, per questo la Chiesa ce li mette davanti, i santi, per dire che il Vangelo è possibile. E ciò che il Signore ci chiede di vivere è possibile, non è qualcosa per supereroi, ma è qualcosa per gente normale, semplice, come lo siamo noi. Monsignor Castrillo, nella sua semplicità, nella sua bontà, come francescano, ha vissuto il Vangelo,
società ha bisogno di esempi forti, solidi. Noi diciamo spesso che c'è crisi, magari dei giovani, c'è crisi a volte anche occasionale. Io direi che c'è più crisi dei modelli, degli esempi. Ecco, magari oggi quello che manca è proprio dei punti di riferimento, mancano dei modelli. I nostri ragazzi, i nostri giovani non li trovano magari troppo in famiglia, non li trovano magari nella chiesa, non li trovano in altri ambiti, forse neanche in istituzione, e quindi vanno a cercare altrove. Magari ricercano nei calciatori, perché si guadagna bene, o nel mondo dello spettacolo, per stare sempre al centro dell'attenzione. Ecco, invece se trovano i nomi della chiesa, delle istituzioni, delle famiglie, i modelli, allora sanno anche seguire questi modelli. I genitori, le istituzioni, noi sacerdoti, la Chiesa, dobbiamo essere dei punti di riferimento, come oggi noi lo vediamo in Consiglio prescritto. Mancano figure solide, figure che sanno essere educative, forti per i nostri ragazzi, per i nostri giovani. E allora il suo esempio ci aiuti, ci sproni a essere modelli nella vita evangelica, nella vita sociale, nella vita delle relazioni, nella vita delle nostre famiglie. Abbiamo ascoltato in queste letture di questo tempo di Quaresima come il Signore esorta, nella prima lettura del Vangelo, esorta al bene, alla giustizia, alla lealtà, alla verità, alla carità. Ecco, sono questi i valori che ci rendono cristiani e buoni cittadini. Ecco, questi valori, richiamati proprio oggi nella tua lettura del brano del Vangelo. Abbiamo ascoltato in modo particolare il Vangelo, Gesù che appunto chiede come mi hai amato negli altri, no? Come mi hai riconosciuto, che aveva bisogno di aiuto, chi aveva bisogno magari di un bicchiere d'acqua. Alla fine della nostra vita noi saremo giudicati sull'amore, sulla carità. Il Signore ci farà questo esame finale e l'esame sarà sulla carità, sull'amore. Magari non ci chiederà quanti rosari, quante preghiere magari abbiamo fatto, ma ci chiederà quanto abbiamo amato, quando siamo stati attenti, prossimi verso gli altri, perché oggi di questo c'è bisogno. Ed è bello trovare, incontrare figure, modelli, esempi, persone che sanno essere attenti, sensibili, generosi, appassionati nel loro servizio, persone che sanno donare più che magari prendere, più che preoccuparsi solo di catturare per sé. E l'invito che ci rivolge il Vangelo, e certamente questo è l'esempio di vita di Monsignor Castrillo, che ha fatto della sua vita un atto di carità, di amore, nella sua adorazione, nel suo vivere il ministero, con tanta carità, con tanta generosità. Ecco, noi lasciamoci ispirare da questi esempi, da questi modelli, per essere capaci anche di vivere quello che il Signore ci chiede, per essere appunto, come dicevo,